In diretta su Radio Fantasy. Radio Fantasy, la radio a pezzi. Allora, adesso proviamo a sentire Tonino, insomma, che fine ha fatto. Intanto ciao Matteo, ben arrivato. Così, buonasera, ciao. Buonasera. Buonasera. Tonino Matteo, è a Sepang. Chi? Matteo 446. Sentiamo un po'. Pronto? Hello? Sentiamo un po'. Pronto? Hello? Oh, Tonino! Hey, how are you? Ma smettila! Come stai, Tonino? Bene, io bene. Ti sentiamo un po' lontano. Bene, io volevo sapere se avevi trovato qualche personaggio nei box della Ferrari, perché ricordiamo che sei sul circuito di Sepang. Ma guarda, una chicchetta di quelle giuste, Due cali, che cazzo combini? Due cali, porca di quella patata! Sesse Cosmi! Hai visto che ho trovato nel box della Ferrari? Ultimamente lo trovi spesso. Spesso una gamba, quelli della McLaren. Sersa, buonasera. Pronto. Buonasera, lei ha poco che, da spaccargare. Siamo la radio a pezzi, buongiorno. No, quelli della radio, no. Ascolta. Vi prego, basta, basta. Hai poco da spaccare le gambe, sei stato esonerato anche da Palermo. Caro dottor Pezzi, io vengo lì e ti spezzo una gamba. Come tu ben sai. Anche questo giro, dopo che ho sentito voi telefonicamente. Sì. Mi hanno cacciato. Va bene, succede. Troppo. Che ci fai a Sepang, scusa? Sono stato invitato dal presidente Luca Cordero di Montezemolo A seguire la Ferrari a dare un po' di grinta al team, perché effettivamente però, scusa, sono un po' giù di tono. Giusto, però se lo dai come l'hai dato a Palermo... Qua c'è poco da scherzare, Teddy, Guarda che io sto ancora aspettando il cappellino, non so se ti ricordi. Ascolta, com'è va con Tonino? No, questo qui mi pare di averlo già visto da qualche parte. Te lo ricordo, la volta scorsa eravate a Milano. Ma non sta parlando, signor Pezzi, che vengo lì e spacco il malleolo, ha capito? Lei mi ha già... Basta! Buoni, che è litigata la radio adesso. L'ha conosciuto la volta, il venerdì scorso, che eravate al Meazza per il... Quando ero da Leonardo a consigliare come battere il Milan, e abbiamo visto come ha battuto il Milan. No, Leonardo, ma in realtà ti devo spiegare, perché io gli ho detto a Leonardo di giocare col 5-5-5 e invece non capisce un cazzo. Leonardo, non si dicono queste parole. No, non capisce un cazzo. Non si dicono. Infatti, vabbè, basta vedere cosa ha fatto adesso anche in Champions. No? Champions. Boh, quella roba lì, dai, l'Europa League. Insomma, Europa League. Io sono andato lì per spiegargli come si gioca il derby e come si vince. Sì. Però mi ero dimenticato che anch'io avevo il derby giù in Sicilia. Scusa, dai tuoi consigli sono nati 7 gol. Sì, io non me l'aspettavo sinceramente, perché mi aspettavo un po' più di grinta da questi giocatori. Non è riuscito a dare lo charme che do io, hai capito? Immaginiamo. Però ti spiego, perché c'è il segreto, c'è il trucco. Sono furbo io, sono allenatore, mica di niente. Sì. Io ho fatto in modo che Leonardo venga cazzato, perché ti ricordo che io comunque ho battuto il Milan. Cosa vuol dire? Che così Moratti, dopo le due figure di merda che ha fatto Leonardo in Champions e contro il Derby, mi chiama a me, capito? Mi sono fatto esonerare da Zapparini, e così mi chiama il Moratti e vado a allenare l'Inter prossima così stagione. Così l'Inter nemmeno entra in Champions League il prossimo anno. Guardi, stia attento che vengo lì in studio, c'è la prossima... Dov'è che c'è spazio? Faccio un giro e vengo lì, attaccato a Sepang. Sepang, città fiera, siamo veramente qua. È veramente. Ok, Torino è vivo? Sì, ci sono, ma io comunque mi dissocio da tutto questo, perché l'altra settimana ha fatto degli interventi sulla partita, sul derby, e l'Inter ha perso. Ecco, allora siccome è nel box della Ferrari, io sto già toccando ferro, Bene, allora adesso che mi dice così, domani vado a trovare la Red Bull, che so che è prima. Ok, ascolta, un bel consiglio che ha dato la Ferrari, poi vi dobbiamo salutare. Il consiglio è cambia capo meccanico, cambia il gruppo, perché li vedo un po' spenti, un po', ma ci vorrebbe un Serse Colmi dell'automobilismo. Allora, un Jean Todt. Sì, non so, va bene. No, beh, certo, conosco Jean Todt. Ecco, quello lì, quello tedesco. No, è francese, Jean Todt. La stessa cosa. Ok, vi salutiamo, Tonino, ci è servito molto anche questo giro per sapere le notizie da Sepang. Sì, grazie molto per questo intervento. No, questo qua si è truffato qua. Ciao, andiamo. Pezzi su Radio Fantasy.